Wake up people! E questo è sempre il vostro Shaq Manali, Yaman, representing True Lifers del posto. Yes I, benvenuti, come ogni venerdì, alle 21, le interviste di Shaq. Da Box Studio, Yaman. Yes, I, ci siamo o no? Chiamiamo Lion J. Yaman, siamo pronti, belli carichi, per un'altra intervista questa sera. Già siamo a 90 persone. Yo, people, are you ready? Yes, I, Lion J. Vince. All right, Lion J. Vince. Are you ready, Lion J. Vince? Yo. Box Lion. Westside True Life, are you ready? Westside True Life, are you ready? Shaq Manali, I tell you, and I tell you again. Pull up the one there. Yes, people, 150 persone. Già ci siamo a 3000. Come stai, Lion J. Vince? Bene, te come stai, Shaq? Ben rivisto. Bene, rivisto. Bene, ti vedo un po' lento di connessione. Abbiamo problemi di connessione, no? Speriamo di no, dai. No, solo la voce la sento benissimo, un po' l'immagine la vedo a rallenti. Cerco di stare più fermo possibile. Ciao Melania! Okay. Buonasera a tutti, buonasera. Amici, come stai? Dici, come stai? Ce l'hai con me? Sì, con te, come stai? Dici, come stai? Lion J. Vince, buonasera. Buonasera, Shaq, tutto bene, grazie, tutto bene. Siamo qui di nuovo... pronti a conoscere nuovi artisti ogni venerdì, ogni settimana con noi un nuovo artista, tanta gente, tanti discorsi, tanta cultura, è sempre un piacere, sempre un piacere. E questa sera avremo un artista di musica hip hop, si chiamerà Il Contagio, ma manca pochissimo. Io intanto gli mando la request per farlo entrare con noi, ma io vi dico ovviamente che fra 2 settimane, il 10 di dicembre, ci sarà l'evento al Birrificio Pontino, il Green Party, mi raccomando, Shaq Manali Rough Selection powered by White Temp e Shanti Weed, quindi chiamiamo in diretta Il Contagio, dato che siamo a 109 people, Yaman. Grazie a tutti, grazie come sempre, siete tanti faia, tanti cuori, è inaspettata questa, sempre tutta questa gente che ci segue, che sta con noi ad ascoltare tutte le volte, ed è veramente veramente bello. Spero questa cosa sia sempre di più, ogni giorno trasmettere emozioni e vibrazioni nuove a tutti. Yeah, volevo far vedere una cosa alle persone. Follow this. Vai, seguite Shaq Manali. Yeah, man. Guarda quanti faia ti stanno mettendo per questo. Faia, people! Yeah. Rasta faia! Io intanto cerco di rinviare Il Contagio nel posto. Dai, vediamo se accetta. Questa sera avremo un artista che non conosciamo, diciamo è nuovo per noi. Esattamente. Ed è bello che arriva gente nuova. Da altre parti dell'Italia. Sì, stiamo raggiungendo tanti posti, tante culture. Ultimamente siamo andati anche oltre, vabbè, non lo spoileriamo, dai, andiamo avanti e poi diremo in futuro chi sarà con noi, anche dalle isole, ma non solo le isole italiane. dai. Esatto. Yes, brother, c'è Il Contagio online, ti ho inviato la request, quindi dovresti accettare tu praticamente. Yo, people, send us some questions under the comments, you know?
Io so che c'è tanta gente che viene da fuori, ecco perché ogni tanto mi sentite parlare in inglese. Big up, brother, fammi la richiesta tu a me allora. Così ti faccio entrare in diretta e iniziamo subito. Dai, dai, let's go! Alright, ci siamo, trasmetti in diretta. Ci siamo, eccolo Oh, qua. grandissimi, Ci grandissimi, siamo. buonasera. Ciao Big up, brother. ragazzi, come state? Benvenuto, piacere. Grande, Benvenuto. piacere mio ragazzi, perché ci si conosce sostanzialmente grazie a questo vostro programma. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare e sono felice di essere qua perché fate delle belle cose. Infatti volevo Grazie. brindare alla vostra salute, io mi accompagnerò con questo piccolo Riesling. Tanto voi sapete, so già che vi accompagnate anche voi con cose, quindi ci accompagneremo tutti. Bene, bene. Allora, Guarda, Andrei, dato che abbiamo un picco molto alto in questo momento, andiamo avanti subito con la... Sì, ci sono già 114 persone che ci stanno vedendo, ascoltando, penso da tutto il mondo, perché comunque ci commentano anche in inglese e in altre lingue. Quindi, allora, dici a tutti qual è il tuo nome d'arte e da dove vieni, innanzitutto. ma in che lingua lo devo dire allora? Scegli tu. Dai, facciamo tutto in italiano, tanto è Sì, ovvio. traducibile il contagio, quindi il contagion per i miei amici da USA che ogni tanto si mettono a fare i raps con me. Big up a tutti quanti. E bella, mi sono scordato le altre domande perché avevo fatto quella battuta poco Da intelligente. dove vieni? Ah, raga, io sono di Lecco, LC, noi si fa così, LC sono un pochettino disartrico, ma è una cosa fica. Città di Lecco, Lombardia, piccola provincialetta di fianco a Milano, non ci caga nessuno, ma voi sì, e quindi grazie. Oh, sei simpatico, piacere di conoscerti. Grande, reciproco, fratello, grande. Dai, Innanzitutto, dai, Samuele, dai, dai. Perfetto. una domanda mi sorge curiosa, ovviamente Esatto. sicuramente saranno curiosi anche gli altri. Il nome, il contagio, come ti è venuta? Da dove viene? Guarda, il nome Il Contagio, non so se il pubblico da casa se n'è accorto, ma porta una sfiga immensa. Perché abbiamo avuto tipo il contagio come parola da ordine per anni. No, vengo, ahimè, molto prima perché sono vecchiotto io. Quindi viene da quando inizio a fare il rap, che era il secondo passaggio nella mia vita artistica. Prima suonavo il basso, poi un giorno sono stato illuminato sulla via dei Rage Against the Machine. E il basso, e pardon, e il contagio è sostanzialmente il nome che hai in mente quando inizi a fare le rime e il nome viene fuori da solo, capito? E c'erano tutte queste rime che tiravo fuori sul fatto di contagiare gente, contagiare con le idee, contagiare con la musica, quindi ovviamente qualcosa di metaforico. E poi c'è anche la parte più cattiva perché cazzo, se ti contagio stai pure male in certi casi. Quindi Certo. il nome con un nucleo semantico apertissimo e pure troppo di sti bei tempi, perché infatti poi sono stato sui giornali sempre e vi ho anche rotto il cazzo. Sei uno dei pochi che ha dato il suo nome d'arte in italiano per la scena hip hop, perché comunque penso una buona fetta usa termini e sigle che non rispecchiano il loro italiano, che non rispecchiano nemmeno la loro cultura. Però tu sei uno dei pochi che ha scelto un nome Ottima italiano. affermazione. Ma infatti Sì. piace anche a me l'osservazione, perché è una riflessione che ho fatto. Io ho iniziato a rappare sia con il nome Il Contagio, sia con un nome molto più anglofono, che era Shady. Shady, adesso se lo ricordano solo in pochi qui, quelli più vecchi a Lecco. Ho fatto proprio quella riflessione io, infatti mi piace tanto, ho detto, perché io devo suonare, avere un suono come uno stereotipo, perché non lo faccio nella mia lingua? Cos'è la parola figa? Qual è la parola che caccio fuori? L'area semantica, appunto. È venuto fuori in una maniera del genere, quindi pregio, pregio, pregio. Pregio, sì, bravo, Ma no, bravo. pregio la tua osservazione, non pregio me, cioè quello già si sapeva, quello. Simpatico, forte, forte. Piacere di nuovo di averti conosciuto. Stravolentieri, grande, reciproco, davvero. Bene. Prima ci hai detto appunto che ho sentito che nominavi Rage Against the Machine, quindi
Abbiamo richiamato un po' la domanda seguente, che sarebbe: qual è il tuo, parlaci del tuo background musicale? Background musicale, quindi l'ho già esposto in maniera senza censure. Quel periodo mi hanno segnato tanto loro, sia per il suonare, perché infatti suonavo in un gruppo tipo crossover più o meno come loro, ed era una Grande. giornata di basso, di ritmica, tanto di ritmica, di loop, e vedi che l'hip hop è vicino lì di fianco, che ti guarda, che ti ascolta, che ti fa la pernacchia. Tenendo conto che io scrivevo cose, le ho chiamate poesie, ma chi lo sa, non sono mai uscite, sono sulla mia scrivania, sono ancora lì. Mi sono fulminato un giorno dal fatto che dico: cazzo, il testo, la musica, e non è che fare il rap mi dà quella cosa che io sto cercando. Ed è andata proprio così. Da una parte un po' di poesia proprio embrionale, bacillosa. Dall'altra i Rage Against the Machine è un tipo di orizzonte musicale come quello. Quindi c'è stato prima il basso, poi il rap, e dopo cazzo ho detto: ah, ma dietro il rap, se gratto gratto, c'è l'hip hop ed è una figata immensa. E lì è stato quell'amore che mi porto ancora dietro, che mi fa fare cose assurde, ad orari assurdi, come questa sera alle 9 in diretta sul vostro canale. In che anno hai iniziato con il rap? Non con il basso, con il rap. A che età hai scoperto Guarda, questo mondo? con il rap, nel 2005, insieme a un amico, Show, fondiamo questo collettivo che si chiama NDP Crew, che voi conoscete anche perché l'avete taggato quando facevamo il nostro diffondere al mondo. E quindi nel 2005 inizio a fare le prime rime, con questo gruppo di amici, che poi si espande tantissimo. Abbiamo fatto un periodo ad andare in 9 sul palco come il Wu-Tang, ma completamente in italiano e con molta più barba. E minchia, quello è un periodo che ricordo sempre con piacere. Quindi 2005, e per un tot di anni proprio ho condotto tutta questa cosa insieme a questo gruppo di fratelli che saluto, ma probabilmente nessuno di loro sta ascoltando questa diretta. Tanto la diretta la potranno ascoltare da domani su YouTube, perché noi cosa facciamo? Ogni diretta viene caricata sul mio canale Shaq Manali Official. Let's go follow on YouTube Shaq Manali Official People, no? Perché domani, sicuramente da mezzogiorno in poi, sarà disponibile questa diretta video, e poi sicuramente sarà disponibile anche sul nostro sito della radio, dove, se fate lo screenshot qui, L'email altissimi, raga. potete collegarvi direttamente sulla radio, e domani sul sito, che è il sito internet proprio da dove vi porta questo QR code, potrete anche selezionare lì l'intervista di oggi. Quindi, allora, Yes. Quanti anni hai? Scusami, però volevo capire questa cosa qui. Sono curioso anch'io. Quanti me ne dai? 75? Ma 70 no, grazie. ce n'è 73. Ho 36 36. anni. Classe, stavo per dire di ferro 1986, ma è la classe di Chernobyl, quindi è tutt'altra cosa. Ecco perché siamo nati così sproporzionati nel nostro impianto lirico. 1986, 36 anni a dimostrarli. Grande, sì, quella era, infatti ho detto 35. Sì, Grande. ceri, ceri, ceri. È scritto negli A me astri. quanti me ne dai? Guarda, è di galera, vero? Mi stai Di chiedendo? galera, sì. Io te ne do. Tu hai la mia età, fratello, tu hai la mia età, l'hai scritto in faccia, hai la mia età. Si vede Vero? da qui o dal fatto da qui? Si vede dalle occhiaie e dal fatto che sotto il cappello, secondo me, sei più stempiato di me. Ah, no? Quasi, quasi, eh? Quasi. No, vabbè, minchia, ma io quel numero di capelli non lo vedo tipo da 32 anni. A chi Ho lo dici? 41 anni. Quanti? 41. Ma non è vero. Eh sì, non posso farti vedere il documento adesso, però sì, ne ho Allora, io qui 81. lo dico per i nostri ascoltatori: io da grande voglio diventare come te.
Io faccio hip hop però da molto più tempo, stiamo parlando al 95, quindi magari sarà stato quello che mi ha mantenuto. Se il pop mantiene giovane, allora spero di vederne i benefici il prima possibile sulla mia pelle, perché io valgo. Farai anche tu l'effetto di alla Benjamin Button, tornerai indietro nel tempo. Basta fermarsi nei momenti migliori della vita. Non voglio ritornare, capito? Non voglio ritornare alle elementari, voglio ritornare ad altri momenti. Magari ci racconterai meglio in un'altra occasione. In privato, queste sono per pochi, queste pochi ma buone. Grandi Sì. ragazzi. Bella, bella. Di Ciao. Yo, let's Enrico, go. Cosa? hai qualche domanda? Sei curioso di sapere qualcos'altro? Sicuramente. Siamo solo all'inizio, cazzo. Allora, ok che ci dicevi che dal basso poi, cioè non dal basso, ma comunque dallo strumento del basso. Ma era proprio vero, dal basso in due sensi. È così che si gira qui a LC, dal basso in due sensi. hai conosciuto la cultura hip hop, ma cioè io penso che sia stato anche la connessione con le altre persone che ti ha quindi cioè, in che modo, oltre che con la musica stessa, sei arrivato a conoscerlo, il mondo hip hop? Guarda, l'hip hop mi è, come a tanti anche della mia età, è venuto fuori un po' per caso agli angoli della strada. L'amico con i roller che ho fatto una cassetta bellissima, tienila. Da una parte c'era Puff Daddy e dall'altra c'era Neffa e Messaggeri in giro già da un tot. Che stile. Perfetto. Oppure nell'altro angolo ancora trovi un tizio che fa cose strane ballando e si fa malissimo. Io dico, ma cos'è quella roba là? Oh, sto facendo la break dance. Ah, prendi nota che strane cose. E soprattutto, raga, la cosa bella è che qui a LC noi abbiamo una vecchia scuola solidissima a livello di writing. C'è questa crew che si chiama SDPL, che veniva prima di noi NDP Crew e ha fatto cose. Probabilmente io l'hip hop l'ho conosciuto guardando loro sui muri. E l'ho capito a posteriori che l'ho conosciuto lì, perché dovevo collegare questi elementi che sono almeno quattro. E credo che sia venuta fuori proprio così. Quindi il rap c'era prima, ma il rap con questo background culturale è tutt'altra cosa. E wow, una ficata, raga. Bello, sì, quello che hai appena detto rispecchia molto il modo come l'ho conosciuto io. Giusto per parlare e comunicare, raccontarsi esperienze, sempre tramite un amico ho conosciuto l'hip hop con, diciamo, il rap con gli Articolo 31 nel 96 quando uscì Così com'è. La cassetta dei famosi articolo 31. Da lì un'escalation, però allo stesso modo come hai conosciuto tu, tramite guardando, io ho ballato 10 anni la breakdance e l'ho imparata guardando i video su MTV. Non c'erano scuole nel 95, non c'erano scuole che ti insegnavano la breakdance. Decisamente sì, anzi c'erano, io ricordo sempre con piacere i soci in che tra l'altro poi fa molto street, ma era fuori dall'oratorio, proprio perché respira il background dove oh, sono della città di Lecco. Ricordo i soci che dicevano: "Oh, se vuoi ti metti, ma devi impararlo, ma io non te lo insegno." Sì, vero, E vero. infatti dopo 5 minuti mi sono messo a fare le rime perché mi ero spaccato la schiena. Quindi eri tu quello che si era spaccato la schiena in quello che dicevi prima. No, non ero io, ma come dire, tanto la mia schiena ormai è un campo da battaglia che non te lo racconto perché sennò si fa tardi. Ci racconterai, Però bella. aspetta, io possiamo invertire la cosa. Io faccio a te la domanda. Tu dall'accento mi manca. Tu sei sardo? No? Ma tu dove sei? Abruzzese. Abruzzese. E tu però stai in Abruzzo? Io sono in Abruzzo, sì. No, Madonna, scusami, sta l'enorme gaffa, non so, vabbè, un no, saluto agli ci amici sardi. mancherebbe. Gli amici No, sardi no, che ci salutiamo. No, perché se no mi si era aperto il cassetto Sardegna. Lo richiudo per la prossima volta, dai, facciamo così. Va bene. No, no, non è un problema, anzi. Grande promo all'inverso con noi questa sera. Ecco, poi volevo, dato abbiamo Oh detto anche yeah! Sardi, quindi Mega producer, da quanto ne so, raga. cito Bello, Isa bello. Razza che ho visto che
anche loro spingevano la nuova t-shirt della True Life Clothing rimetaglienti come lame, ragazzi. Guardate che Quindi, quanta figa, e c'è se una lo dice figata. Sarazza vuol dire che qualcosa di bello là sotto ci sarà, eh? Gratta, gratta, senza grattare. Quindi, grande promo, big up. Grande. Gabriel, grande Gabriel, big up yourself, grandi, grandi tutti quanti che ci state ascoltando ancora. Grazie a Io tutti. procederei e non so, Aspetta, dimmi, sono scusa. curioso perché in realtà mi aspettavo un ragazzino. Sì, dalla foto che mi hai dato per la grafica si vedeva che eri adulto, però mi sembrava più un ragazzino. Invece ti vedo molto maturo, una persona posata, sa quello che vuole. Voglio ascoltare qualcosa. Non so se farti, se dire una puttanata sulla parola ragazzino o sulla parola la persona posata. Ho perso il tempo comico per entrambe le battute, quindi non lo farò. Rimane che, mica, magari ragazzino. Bella per la grafica perché mi hai messo nel cerchio della copertina, quindi tu sei il capo che ha fatto questa cosa. Yeah. Però ragazzino no, ahimè. Ragazzino no. Quella foto addirittura, cioè renditi conto, è una foto delle vacanze, cioè perché noi non facciamo i photoshooting, alle vacanze le facciamo le foto ed è una figata. Grande. Ero curioso di ascoltare qualcosa adesso live, qualcosa di tuo, quello che ti esce meglio, il tuo slang, ascoltare, far sentire alle persone. Volentieri, ma mi prendi in contropiede perché non ho la possibilità di mettere un beat. Ok, Perché se no io te lo faccio anche senza il beat, tanto è il bello della diretta. fanno senso, sì, sono. Mastri. Perché il Sì. concetto è che c'è questo singolo che si chiama Meditazione Hardcore, nuovo su tutti i Ok. digital store, o comunque solo quelli più belli, perché a noi piacciono le cose belle. E nel 2022 c'era bisogno di un pezzo che suona un pochettino original classic, un pochettino original rima intricata. Il beat non ci sta, sarebbe figo perché lo faceva Giambe. E la strofa è: se non puoi andare fuori, vai dentro, all'interno di te, in assenza di tempo, dove lo spazio è causa e conseguenza di se stesso, dove spesso buio pesto, porta la luce, portala da reduce, poiché la paura si riduce di già, dico a me che sto appiccando un fuoco al bosco, qui nel mio teschio, vedo più chiaro adesso. Fuori giorni fotocopie, ombre platoniche, dentro dolci cornucopie dedicate non a chi o a che, sono e basta, arché, contemplo e suono, escogito una fuga dal tempio dell'uomo, il mio abito un kimono sulla pelle nuda di Neruda, raggi uva, uvi ame nei miei occhi, unità negli intenti, come Graf viene e fa. Grande, Grande. Ascoltandoti così di primo impatto, purtroppo non ci conosciamo, non ho mai avuto modo negli ultimi giorni, ho ascoltato qualcosina di te, non ho avuto possibile tempo, però lo farò perché mi piace molto il tuo stile. Volevo dirtelo per messaggio prima di stasera, ma te lo dico qui davanti a tutti quanti. Mi vale il piace il triplo, tuo vale, grande, grazie. stile. Sì, mi piace il tuo stile perché richiama molto l'hip Beh. hop anni 90. Ti E a noi mi ricorda un sacco, sai, che scimmie del deserto. Minchia, Sì. scimmia del deserto, Roma! Bella sta cosa. Bella, Quella roba là pure un under, po' così, tipo lyricals anche, sta roba, capito? Cioè, under. A me mi dà pure un misto tra. poi è molto mistico come rap, capito? Sì. Quindi è figo. Figo, Un misto molto mistico. figo. Tra Neffa e Frankie Energy, e che devo dire, dal mio avviso, li ho lodati entrambi quando ho iniziato a seguire la cultura. Mi piace perché Frankie Energy parla, mentre Neffa armonizza, e tu hai unito le cose, cioè a primo impatto hai dato forza a questo. Riesci a fare entrambi. Hai dell'ottimo potenziale. Penso ci sentiamo separata No, sede. volentierissimo, socio, sai dove sono? Una cosa tira l'altra, facciamo cose, conosciamo gente. No, grazie, raga, complimenti sempre belli. Nella mia vita sono sempre stato un po' più verso Neffa, un po' meno verso Frankie Energy, però questo è un gusto puramente personale. Parlavi di anni 90, io mi ascolto ancora adesso come un cerebro leso, sempre comunque quella parte di Golden Age, New York. 1996, tante cose belle e vengo da lì e poi ogni tanto come questo singolo ci torno.
Quelli successivi magari esploro altre cose perché comunque il sound black è bello perché è sconfinato e infinito, però qua ho voluto tornare all'origine. Ho un'altra domanda per voi ragazzi, ma se dopo che leggo la strofa una persona scrive Do you drink coffee? Cosa devo dedire? Un Se non saluto fosse al caffè a assurdo, casa. esatto. Bello. Big Quello. up, big up people. Yo. Bene, 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 ragazzi. Allora, quindi ci dicevi, anzi, a noi, ma dillo alle persone quali sono i tuoi ultimi lavori e dove devono ascoltarli? Guarda, questa è sempre una bella domanda, questa è sempre una bella risposta da dare. Il pezzo prima ho fatto una strofina per chi si fosse sintonizzato solo adesso, che è una frase che ho sempre sognato di dire, tra l'altro, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, ho fatto quella strofina è di un pezzo che si chiama Meditazione Hardcore o Hardcore che dir si voglia, è su tutti i digital store. Io sono sempre il contagio, scrivi il nome e lo trovi. La cosa figa è che ci sono due leoni là dentro e quando parlo di gente vecchia gente forte e gente della old school, ben volentieri cito. C'è Mister Se io da Roma, che conosco da una vita e sono felicissimo finalmente che ci si caccia una strofa una di fianco all'altra. Pardon. L'altro è RD degli Stranos Elementos, ed ecco perché io iniziavo ad aprire la faccenda Sardegna, perché avendo fatto delle date lì tempo fa, avrei citato mezzo mondo, però lo farò nella prossima puntata, come dicevo. Quindi, meditazione hardcore lì. Digital store oppure copia fisica, che se sapessi vendere le robe le avrei portate una qui da far vedere, ma io non so vendere le robe. Ho fatto questo disco ormai 2020, fine 2020, sempre seguendo questo concept del contagio. Il mio secondo disco solista si chiama Mutazione del virus, perché mi piace portare sfiga. La cosa divertente, ironica, mettiamola così, è uscito con l'etichetta Skill to Deal Records di Milano, Bella Albi, che magari lui invece è con noi. È uscito quando c'era il lockdown e quando io ero a casa malato di Covid, prima che ci fossero anche i vaccini, quindi stavo una merda, ma proprio una merda. E niente, a un certo punto imparo, apprendo che il mio disco è uscito e quindi ne parlo. Ormai sono passati 2 anni sostanzialmente, ma ben volentieri perché è una cosa che sto ancora portando in giro quando si suona per farlo sentire. C'è bisogno di ascoltarlo. Quindi invece mutazione del virus, dicevo, o copia fisica, o anche lì Digital Store, Spotify, ormai bastardi, utilizzate tutti Spotify, non volete possedere più nulla, siete dei francescani della musica, si può fare. Guarda lì la copertina, ma che bella! L'ha fatta il mio DJ, Mena Zone, ciao fratello! Il mio DJ mi fa anche le copertine, è poliedrico. È coperta da copyright, possiamo metterla in sottofondo, meditazione al corno, c'è Guarda, qualche... è coperta dal copyright con sound riff. E non so se sound riff viene, ci ascolta e ci picchia, non so come funziona in questo caso. Sì, Soundriff comunque segue i suoi depositi, devo vedere Quindi solo se non c'è si il può. blockchain. Se c'è il blockchain sul deposito, allora rischiamo il blocco, quindi magari ci bloccano la diretta. Se non c'è, possiamo farla sentire, però onde Non mi sento evitare. di darti questa risposta, non saprei. Ok, allora onde evitare, Chuck ci fa vedere la grafica, andate ad ascoltare Meditazione Hardcore, il contagio, e noi ce li sentiremo poi dopo la diretta. Siamo in Oh, studio, mettiamo a palla, vediamo un po'. mega volentieri, grandi ragazzi. Sì, ha Allora. fatto vedere un po' di copertine. Se qualcuna vi rimane impressa nella retina, andatevela a cercare. Musica fatta col cuore. Il resto sta a voi dirlo. Bella, sì. Cerco di mettere. E invece per quanto riguarda concerti live, Ho messo. guarda. È come se tu mi stessi spegnendo una sigaretta nell'occhio. Perché dico così? Dimmi. No, adesso ti spiego prima che mi spegni anche sull'altro occhio e risolvi, la chiudiamo qua. Perché mi sembra di stare nel 2008, dopo tutta questa situazione strana del Covid, abbiamo parlato di tutti questi blocchi, avevo ricominciato a suonare bello in pompa magna e nell'ultimo periodo non sto suonando, sono 4 mesi che non sto suonando, quindi la mia prossima data del 2022 sarà nel 2023, a gennaio. E quindi si temporeggia ancora un po'. È un peccato, io ne soffro tanto perché io questa cosa l'ho conosciuta e l'ho amata così.
Repare dal vivo, fare il dischetto e portarlo in giro. Vivo dischetto, adesso non c'è nel dischetto perché tutti scaricano, cioè neanche scaricano, tutti Spotifyano. E il live in questo periodo è un po' congelato. Io mi sono fatto l'idea che molti locali del circuito un po' underground in cui mi trovavo a suonare hanno o chiuso o non sono più nella possibilità di fare musica perché sono stati distrutti da questi anni che ci hanno... Vero. Sì, è successo. Quindi niente, live per risponderti, non vedo l'ora di farne altri, non vedo l'ora, datemi un palco, datemi un microfono, datemi un'amplificazione, anzi datemi anche un tavolo così il mio DJ porta la console e spacchiamo tutto quanto. Il contagio è Mena Zone, a casa vostra quando volete, costiamo poco, beviamo in maniera semplice e onesta, yes io. Raccontaci magari qualche tua collaborazione, qualcosa di curioso che hai fatto, qualche evento, qualche concerto dove sei stato. Guarda, concerti, vedi, dici ancora concerti, tu vuoi farmi piangere, vuoi commuovermi, lo so, tu tocchi le mie corde, proprio sei il violinista della mia anima, dillo. No, giuro che mi fermo. Quante cose posso raccontare? Sai cosa ti racconto? Che io con la mia crew faccio una cosa che mi manca tantissimo. Abbiamo un ciclo di eventi che si è fermato, sempre questo per il Covid, in un club bellissimo che è il sotterraneo di un altro locale. Si chiama Red, si trova a Lecco. E abbiamo fatto per tanti anni, anzi, prima eravamo in un altro locale, 9 anni di ciclo di eventi pop. Mamadou Red Party, dedicato a nostro fratello Mamadou, un ragazzo senegalese che veniva in giro con noi a cantare, a reppare, era del nostro collettivo. E se Ho n'è visto andato anche una canzone, giusto, se non mi sbaglio. Nella canzone che tu hai visto è una canzone che era un po' come inno delle serate, ecco, ma tu c'hai la mente estesa, qual è il tuo segreto? Voglio diventare come te da grande, anche come te da grande, come tutte e due. grande. E quindi quello che vi dico è che oltre a mancarmi il suonare, mi manca portare avanti questa cosa perché si faceva una bella ballotta. Invitavamo ogni volta un paio di DJ, un paio di MC in giro, della zona, amici, anche gente più da fuori. Abbiamo avuto modo di collaborare anche con gente un pochettino più su. E questa parte mi manca, guarda, mi manca tantissimo, mi manca tantissimo. Lì abbiamo invitato molte delle persone con cui poi mi sono trovato a collaborare artisticamente. DJ Schizo, Jack the Smoker, Rape, tanta bella gente che chi si ascolta il rap e in questo momento ci sta ascoltando sicuramente saprà. Quindi il mio messaggio è un po' di nostalgia oggi, non voglio sembrare lo scassacoglioni che sono sempre, però ormai è andata così. È andata così. Aspettiamo di riprendere gli eventi e se dovessimo riprendere gli eventi io faccio un fischio anche a voi perché se ci facciamo una bella serata sicuramente è ancora tutto più caldo e Bomba. tutto raggiunge stati più elevati, che quello è lo scopo. Magari ti mando qualche mio beat e possiamo proporlo in diretta. Ti stavo chiedendo quando, ti stavo chiedendo. Magari ci organizziamo prossimamente, perché no, eh? Sì, Perché credo che faccia parte di quel sentirci in separata sede. sì. Andrà bene, sarà bellissimo. Nel Sì. frattempo si collega gente da LC, che bello. Sì. Andre dell'Art, quel locale Art Café di questo ragazzo qua. Ci facevamo le serate anche qui. Che Bella. esperienze, raga, che sbronzi indicibili. Ciao fratello, spero che stai bene. Bella, Bigga. Andre. Ti faccio una domanda un po' più personale, niente di che. Conosci Stoma MC? Conosco Stoma MC perché lui è della Brianza. Brianza, immaginatela come questa grande parte, anche un po' indistinta, non ho mai capito dove finisce, che sta tra Lecco, Bergamo, Como e Milano. Quindi sì che lo conosco. Lui ha un anno più di me. Lui ha iniziato a rappare e a fare beat anche perché lui, tra l'altro, produce anche molto bene, molto prima che iniziassi io. Ed è uno di quelli che conduce sta situazione dalle sue parti in Brianza. Avevamo anche collaborato in un mixtape, anzi, cos'è che era? Era venuta fuori una raccolta, si chiamava 300.000 chiodi, una raccolta online di NDP Crew. Era fatta soprattutto di remix e anche qualche inedito. E un remix ce l'aveva fatto Mr. Stoma. Con i chitarroni, me lo ricordo, bella storia. Sì, Quella bravo. raccolta, tra l'altro, ci siamo appena resi conto che il sito internet di NDP Crew è offline, perché nel 2022 nessuno guarda il sito internet di un gruppo, tantomeno di un gruppo underground, e quella raccolta dovremmo prossimamente farla girare ancora. Quindi, oltre a citarmi Stoma, che quindi è ben noto, mi hai fatto venire in mente che asterisco mentale, me lo metto qui.
Bisogna fare una cosa per quella compilation. Segna, segna. Ciao Loredana, buonasera. Yeah, buonasera raga a tutti quanti. Me l'hai chiesto perché lui è stato ospite vostro poco prima, poco fa, giusto? Te l'ho chiesto sì, perché oltre ad essere un grande amico e un grande personaggio, so che lui ha dato molto nella musica hip hop, comunque già sia pure a Milano, ha creato molte situazioni ed è una persona molto attiva e a lui piace molto condividere la sua conoscenza, il suo sapere con chi vuole stare, con chi vuole sapere. Quindi sei della zona, ho detto sono curioso di sapere, magari si conoscono, perché comunque vedo che anche tu nel tuo piccolo, diciamo, hai molta cultura, cioè quello che parli si vede che lo sai, quindi comunque il discorso era quello di sapere un po' un attimo cosa si può creare su al nord, com'è la realtà, cosa si crea. Non so se tu sai, ha creato la famiglia di Olio Bollente. Ma decisamente sì, lo so bene, anche perché tra l'altro, scusa un attimo, si collega gente fortissima, DJ Rush One, raga, qua, se parlavi di cultura dovevi invitare lui, è il prossimo che invitate, raga, ve lo dico io. Scuola Vera Milano, ieri. Yeah. Sei stato nominato. Siamo aperti a tutti. Invece ti rispondo, invece sì, conosco decisamente bene, perché siamo come i cugini, c'è stato NDP Crew a Lecco, Olio Bollente nella zona della Brianza, entrambi organizzando anche degli eventi, ho suonato un numero disdicevole di volte con quei ragazzi là, ma poi oltre a Stoma e quella compagnia c'è ALZ, Alzheimer, che ha fatto un disco con il mio producer della mia crew, DRB. Quindi Moonwalkers, quel disco è esattamente l'unione tra un membro del collettivo Olio Bollente e l'altro NDP Crew, e quindi rende l'idea Moonwalkers della vicinanza. Poi mi viene in mente Sense, con cui collaboro spesso, addirittura con Sense R. Abbiamo fatto un periodo in cui suonavamo sempre d'estate io e lui. C'erano delle date, ci si invitava a vicenda, e eravamo tipo il 2 dell'estate, tipo mi ricordo una volta ad Ancona con lui, a fare schifo, ad accamparci da qualche parte. Cose belle, Olio Bollente, decisamente. Bravo, bello, bello. Sì, sì, conosco tutti io, quindi bella, belle situazioni, brava gente. Brava gente, decisamente. Allora mi mancherà da citare 100% Row, che è Onda Manet, ed è uno dei membri. Prima rappava anche, adesso mi sa che non rappa più, mi è passata la voglia. Produce coi Controcoglioni, anche con lui ho collaborato, aveva fatto questo bel disco. Ma non è che ce li ho qui, raga. No. E l'ordine, i misteri dell'ordine alfabetico, se no lo tiravo fuori, ve lo facevo vedere. Il disco di produttore, da produttore di 100% Raw, si chiamava Sutra della Tigre. Aveva questo campionamento che era solamente dal cartone L'Uomo Tigre, non devo dire niente perché siamo dei vecchietti e quindi ce lo ricordiamo. E sì, hai citato gente che conosco decisamente, decisamente bene. Bella, bella, grande. Bello, bello, mi fa piacere che si parli di underground, di musica italiana. E che nascono sempre più connessioni tra i generi musicali, perché comunque diciamocelo nel senso, io e Lion J. Vince ci siamo conosciuti nonostante lui sia un produttore generalmente di musica black, e io cioè, quando ci siamo conosciuti io comunque sono nella fase dancehall, afrobeat, reggae, quindi quando si miscelano più influenze musicali come dire, gli orizzonti diventano sempre più lunghi, e quindi si conoscono sempre più persone e si riescono a fare sempre più cose sempre inerenti appunto alla musica stessa. E quindi io saluto tutte le persone che ci stanno guardando, tutte quelle che si sono connesse questa sera, e intanto ciao, vi ricordo che da domani troverete questa intervista disponibile sul mio canale Shaq Manali Official di YouTube. Yes, I. Adesso Lion J. Vince, è il momento della domanda fatidica che fai sempre tu. Quindi rapprevediamo.
Allora, lo abbiamo chiesto anche ad altri. Secondo te si può parlare di evoluzione o di rinascita della musica hip hop? La domanda finisce qui, chiuse le virgolette dopo il punto di domanda, giusto? Chiuse virgolette. Che è una domanda pam, lapidaria. Di evoluzione o rinnovamento? Rinascita, cioè Rinascita. secondo te si può parlare ad oggi? Sono due termini che io userei così, quindi se facciamo una foto di adesso, ma... Ah no, scusa, devo temporeggiare chiedendoti, in Italia, nel mondo, Per te, secondo te, non in Italia o nel mondo, secondo la tua opinione, il tuo punto di vista, secondo te la musica hip hop si può parlare oggi di evoluzione da quando la conosci tu, da come l'hai vista crescere, evolversi, mischiarsi e fare tutto? Secondo te è stata un'evoluzione o c'è stata una rinascita della musica hip hop? Ok, quindi in termini più generali credo di risponderti una questione come evoluzione, perché d'altra parte rinascita a me viene in mente tipo, zac, c'è qualcosa che taglia, c'è una discontinuità netta, riparte qualcosa che ha qualcosa in comune con prima, ma poco, tipo rinascita, muore un tizio di cui parlavano migliaia di anni fa, dopo 3 giorni rinasce, rinascita, capito? Prima non c'era, poi c'era, così. Evoluzione è se quel tizio di colpo, non so, gli fossero cresciute quattro braccia, fosse diventato fortissimo, gli fossero cresciute le ali 3 giorni dopo, capito? In tal caso quella sarebbe stata una rinascita. Io vedo di più così l'hip hop. Talvolta cresce anche qualche braccio che mi fa un po' ribrezzo, ti dico la verità. Però non vedo un qualcosa che sia andato a morire per qualcosa e poi ripreso. Metti caso apocalisse nucleare e poi rinascono gli scarafaggi, una rinascita. Ma lo scarafaggio, chi per lui, l'hip hop, l'essere umano che muta. Quindi arrivano delle sonorità, talvolta arrivano delle mode, ce ne siamo anche resi conto. Ve lo ricordate quel periodo in cui tutti cazzo bisognava rappare anche un po' sulla dubstep, se no non eri serio? E che palle, capito? Ci sta, però raga, tutti, tutti, tutti. Oppure c'era il periodo. Non vi offendete perché voi siete del ramo, ma che tutti ci dovevano mettere il levare. Cazzo, il levare è una ficata, ma non sempre, non in tutti i pezzi rappati, ma io. Cose del genere. Ad mo' c'è la trap, anzi c'era la trap perché già ci sono influenze di altro tipo. È arrivato questo cantautorato che. Perché cazzo chiamano indie? Non ho ancora capito perché, però vabbè, quella roba lì. L'hip hop prende dai luoghi. Prende dai periodi storici, dall'altra musica lo sappiamo, il campionamento, la SIAE non ha ancora capito che non si sta rubando niente, si sta reinterpretando. L'hip hop prende dalla strada, da terra, dalla polvere, mastica un pezzettino di merda, lo risputa di colpo un diamante. Io vedo quindi non rinascita, bensì, com'è che era l'altro termine? Evoluzione. Evoluzione, decisamente. Questa è la mia risposta. Bella, bella risposta, complimenti, mi è piaciuto molto il modo come hai espresso il tuo pensiero. Ma per Bravo. la metafora del tizio che rinasce o per gli scarafaggi, dillo. Perché Per entrambi, perché comunque è tutto lineare, quindi ci sta tutto. no? Perché forse il pubblico a casa è diviso tra il partito degli scarafaggi e il partito di quello che rinasce dopo 3 giorni. Se si può lanciare il televoto, io vedrei dove sono più Pensiamo ridirezionate. i fire, vogliamo i fire. Una domanda lecita, Oh. e qui andiamo molto sul personale, oltre alla stessa domanda di prima. Cos'è per te la musica? Wow, queste sono domande lecite, lecite in effetti. Minchia, la Domande musica, difficili. che cos'è la musica? D'altra parte è un discorso ampio. Io la musica l'ho E noi siamo qui per ascoltarti, quindi vogliamo sapere un trovata, po'. l'ho conosciuta a pezzettini dalle persone che a me sono care, che mi hanno dato cose. Tra l'altro mi viene in mente il mio babbo che una volta mi annoiavo mi ha detto, tieni questa cassetta. Chi è questo tizio? Si chiama Bob Marley, dopo te lo spiego, capito? Cose del genere. La musica è una cosa bellissima, raga, una forma d'arte che ti permette anche di esprimerti, però qui sarei noioso a parlare sempre di me. Minchia, la musica l'ascolti, la musica ti permette di fissare un momento, fissare un ricordo, fissare
a collegare una persona, un suono. Poi quando si parla del rap ci sono le parole che suonano in un certo modo, quindi uno ti sta parlando al lavoro e quelle parole ti ricordano una canzone, ti viene da ridere o da fare una battuta, ma non puoi farla. La musica è anche questo. La musica è una cosa decisamente grossa. Ecco, il contagio ti risponde che la musica è una cosa decisamente grossa di cui non ho ancora capito esattamente i confini, ma so che quando ci sono esattamente nel mezzo sto bene. Ma è l'unica cosa che, come diceva la persona che era sulla cassetta, la musica è l'unica cosa che colpisce, E quindi che non fa contagia e male. non fa male. So hit me with music. Hit me with music. Trench down rock and say don't watch that. Ci chiudono la diretta se continuo a cantare. Cazzo! La famiglia Marley ha depositato bene i diritti. Brividi, Trench Town, tanta roba. Io ci sono stato tra l'altro, Mica che quindi bello, vero? Tu sei uno di quelli che si fa i giri metafisici del reggae. Dovresti conoscere un fratello qui di Lecco, il DJ di un collettivo che si chiama Fronte Crew, che fa un sacco di cose, eventi, faccende. E questo si chiama DJ Cube, tipo Cube, DJ Cube. E lui periodicamente, per cazzi suoi, talvolta l'accompagna la consorte, talvolta l'amico di turno, va regolarmente in Giamaica. Partecipa a feste, sente cose, compra dischi, conosce gente e lui sta facendo questa cosa super foundation. Dovresti conoscerlo. dai, dai, sì, mettiamoci in Ah, contatto. stravolentieri. Molto, molto. Vedi, sempre, nascono sempre più cose dalla musica. La musica è un pezzo di vita. Ebbene sì, raga, ebbene sì. Poi voi, anche voi avete cose attivissime a livello di musica, quindi ognuno ha la sua. Sia la sua attrazione nella musica, ma poi sia la sua declinazione individuale. Uno l'ha trovata più sui beat, l'altro a mettere i dischi, l'altro a cacciare delle parole. Che figata! L'altro a Sì. suonare il basso, eccetera, eccetera, eccetera. Belle Sì, ste cose, belle ste cose. E lunga vita alle interviste vostre, raga, perché così si uniscono cose, crea. si farete. Mai fermi, ragazzi, dice Promo l'inverso, che tra l'altro ha una resistenza incredibile. Nessuno si è mai fermato così tanto ad ascoltarmi. Qual è il tuo segreto, Promo l'inverso? Parliamone. Dimmelo, perché ci sono tutti i miei parenti che vorrebbero essere come te per ascoltarmi per più di 20 minuti. Grande, grande, Abbiamo tralasciato un po' il discorso cose per te la musica, perché effettivamente se ci mettiamo a parlare non basterebbe nemmeno una vita. Mi è sì. piaciuto quello che hai detto, perché comunque parole profonde e il significato è giusto. La musica ti uccide, ma ti rende vivo, ti rende forte, ti riabbatte, però ti dà anche forza nei momenti in cui sei triste. Ti dà quel sostegno che nient'altro può darti, perché comunque la musica maggiormente ti dà emozioni quando, soprattutto sei da solo, riesci a condividerla nei gruppi, nei concerti, quando ci sono migliaia di persone, ma riesci a vivere le stesse emozioni anche da solo. E questo, come hai detto prima tu, è una cosa veramente fantastica. E continuiamo, come dici, continuiamo, speriamo che. Ecco, Promo dice, è stata una bella intervista, grazie. Da parte di Promo apprezzo molto quello che è. Apprezzo molto anche te come personaggio e come persona. Non mi aspettavo una persona così brillante, così spigliata, che abbia un po' più di cultura di altri che abbiamo intervistato, ed è stato veramente un piacere. Anche Raga, se molto parole sorridente bellissime. stasera. Grazie. Tra l'altro, senti Promo l'inverso che dice: poi Lion J è ipnotico, quindi hai vinto anche il premio ipnosi dell'anno. Ho Sarà felice Freud. vinto il pre ho vinto qualche cosa. Bella, bella. È stato veramente un piacere conoscerti. Guarda, Sicuramente. reciproco, reciproco. Vediamo di incontrarci da qualche parte nel mondo. Poi, anche se in zone vostre e zone mie, chi può dirlo? Se zone vostre volete il contagio in meno zona, già sapete che chiamate, arrivo. Jack Manali, Ciao Carlo, facciamo assumere al TG 4:20, però. Al 4:20. TG 4:20. Non è Ma in da effetti ci stai sottovalutare. ricordando che sei fatta una certa e quindi dovremo tutti andare a meditare.
perché è l'ora della meditazione, quindi probabilmente sono le 4:20 anche adesso, credo. Sì, Si può sempre, fare sempre, 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 sempre sempre. degna questa cosa. Raga, quindi ribadisco che sono felicissimo. Il contagio, sempre mutazione del virus, il disco, meditazione ancora il singolo, a dicembre ne caccio un altro, promo l'inverso caccia dei bittoni, quindi raga, andate a sentire anche lui. I ragazzi che stanno intorno a me, oltre ad avermi intervistato, spaccano i culi in modi prestidigitazione. A gennaio finalmente torno su un palco a Monza, quindi se la Massive di Monza è in ascolto, vi entro dentro e va malo come nel 2008, frate. Dai, Guarda, dai, dai, dai. se dovessi in futuro avere bisogno di uno speaker, ti contatto, perché magari come speaker radiofonico, come frontman di qualche programma, ti tengo da conto, non si sa mai, perché sei abbastanza spigliato, sei operativo, mi Allora piace. io ti posso dire, devi prendere il numero e metterti in coda. No, scherzi, scherzi a parte. Di recente si sta parlando di radio qui a LC, visto che i locali si muovono poco, stavamo pensando di fare delle cose che hanno a che fare con la musica, programmi, cose nuove. Mi hanno appunto proposto in un paio di situazioni di fare radio. Fai Fai in modo di essere tu giornata. la terza e fai in modo di propormi, non so, più Riesling. Mi comprate col Riesling, vediamo chi vince. Sarà bellissimo. No, sarà facile, dai, tranquillo. Tienici aggiornato però, se fai qualcosa, se hai... Tienici aggiornato. Io mando tutto, è stato più o meno un caso, tra l'altro, che io abbia recuperato Shaka online e l'idea era, non so, passo cose a gente, è venuto a fare questa intervista qui, ma io credo che vi posso passare le robe che faccio da qui a fin quando vi rompete il cazzo, sperando che ci mettete un po' di tempo. Ah, tranquillo, tranquillo. Mai Bello. stato più tranquillo, mai stato più felice, raga. Il contagio, saluti da LC. Ci stiamo per salutare, deduco. Dite quello che dite, immagino che dobbiate dire chi è il prossimo ospite, quanto spaccate. Vi ascolto e poi ci salutiamo. Beh, allora, innanzitutto ci tengo a dire una cosa che è importantissima. Noi faremo la settimana prossima un'altra intervista di venerdì, ma dalla settimana dopo ancora ci sposteremo il lunedì. Cioè, tutte le interviste andranno in diretta il lunedì, anziché il venerdì, sempre alle 21, ma di lunedì. Quindi, mi raccomando. E la seconda intervista, il secondo lunedì, sarà con un artista internazionale che non è europeo. Quindi, tanta roba. Poi Giamaica, 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 Giamaica. sì, vedrete la prima intervista in inglese. Non si può dire, non posso dire Giamaica, Giamaica. Sì, Ciao, come no, come andiamo. Giamaica, Giamaica. Quando è che è? Quindi lunedì, dimmi la data esatta. Tra 3 settimane. Tra Fra, sì, tre fra settimane. tre settimane. Sì. Ci sarà. Siateci. Yes, I. Grazie, fratello. Grazie Ciao, al contagio grazie. con lui. Piacere averti conosciuto. Piacere, Va molto bene, piacere. reciproco. Ciao raga, buona continuazione. Yes, yo. Grazie, brother. Wow. Yaman, con noi il contagio. Veramente top, è stato veramente piacevole. Un'intervista molto interessante, Grande piena di persona, sì. contenuti significativi. E quindi ecco, sempre un piacere. Questa volta specialmente è stato diverso perché era un artista che noi personalmente non conosciamo, non conoscevamo e ci siamo conosciuti online. E questo appunto si va a collegare al discorso che facevamo tutti e tre insieme, cioè che la musica ci collega, collega ogni mondo. Ed Quindi, è cioè, se su stato Marte ascoltano la musica, ci collegheremo noi con ci Marte. siamo. Che in realtà già se la sentono, non sentono la nostra, però perché non sono fessi, forse la faranno meglio della nostra, non lo so, però comunque, però può darsi che in tutte quelle 140 persone che c'erano in ascolto, forse una cinquantina di alieni potevano esserci stati. Quindi, Lion J. No, Vince. è stato piacevole stasera, inaspettato, come dicevi, io non lo conoscevo proprio, di persona parlo, è stata veramente una sorpresa, molto simpatico, spigliato e comunque tanta cultura, è stato veloce nei discorsi, nelle parole, è stato preciso.
Bel personaggio, sicuramente, come dicevi, la musica unisce e questa cosa abbiamo unito a noi un altro artista, un altro divulgatore dei nostri messaggi. È stata una grande cosa, come sempre, dai, come sempre. Sì. È Yeah, man, perfetto. stato un piacere. Jack, io ti ringrazio di nuovo, è sempre, boh, i soliti discorsi. È un onore, è un piacere quest'oretta dove ci si svaga, si parla di quello che ci piace, divulghiamo i nostri pensieri, conosciamo persone, come dicono su a Milano, facciamo cose. Quindi, tante belle cose. Yeah, anche a te, fratello, grazie per essere stato con noi Piacere. come ogni venerdì e poi sarà come ogni lunedì. Quindi ci vediamo venerdì prossimo con Hidden Wolf. Io ve lo spoilero subito. Un artista hip hop. Quindi, cioè, rimanete Seguiteci. connessi. Rimanete connessi. Quindi Lion J. Vince, ci vediamo la settimana prossima, sempre alle 21, qui sulla pagina Alda Box Studio. Po, po, po. Bella Shaq, grazie ancora. Bella. Grazie a te, bro. Ciao, bro. Yaman, yeah, ringrazio Lion J. Vince, Lion J. fucking Vince che è stato con noi come ogni diretta del Da Box Studio delle interviste mie di Shaq Manali, che potrete trovare ogni giorno dopo appunto la diretta, dopo il giorno di diretta sul mio canale ufficiale di YouTube Shaq Manali Official. Potrete ritrovare tutte quante le interviste dalla prima fino a questa di oggi e tutte le altre appunto da mezzogiorno del giorno dopo. Ragazzi, io già vi dico che se andate sulla mia pagina Shaq Manali Official troverete un nuovo evento che si terrà il 10 di dicembre, anche cioè dicembre sarà piena di eventi, ragazzi. Qui in zona da me. Quindi cioè, andate sulla mia pagina, rimanete connessi pure perché dicembre sarà pieno di novità, uscirà anche il mio disco. Quindi cioè, tanta roba, veramente. Cioè, ma ragazzi, bisogna solo andare avanti col tempo perché le novità sono tantissime, quindi che ve lo dico a fare? Ci vediamo venerdì prossimo. Ah, scusatemi, stavo dicendo che l'evento il 10 di dicembre al birrificio Pontino, come 2 settimane fa, Powered by White Temp Latina e Shanti Weed, al birrificio Pontino con la Rough Selection puramente ed estremamente denso a partire dalle 9:30, ma l'evento inizierà alle 18, mi raccomando, con la possibilità di cena, fare aperitivo, cioè quelli si mangia da paura, si beve da paura perché è un birrificio. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla mia pagina di Instagram, Shaq Manali, mi raccomando. Big up, ci vediamo venerdì prossimo alle 21, sesto posto, stessa ora, yes, I'll Shaq Manali te lo dice. One love.